Il principe Carlo potrebbe essere snobbato poiché il principe Harry e Meghan Markle sembrano propensi a rifiutare l'offerta di stare con lui durante una visita nel Regno Unito, ha affermato un esperto. Il principe Carlo, 73 anni, avrebbe invitato il principe Harry, 37 anni, e sua moglie Meghan Markle, 40 anni, a stare con lui in modo che potesse incontrare la sua nuova nipote. Il duca e la duchessa del Sussex hanno accolto la loro seconda figlia, Lilibet, a giugno, ma la piccola di 7 mesi deve ancora incontrare la famiglia di suo padre nel Regno Unito poiché i Sussex vivono in California. Il loro primo figlio, Archie, 2 anni, è nato a Londra nel 2019 e si dice che Charles non vedesse suo nipote dai capelli color rame da quando aveva 6 mesi. Tuttavia, secondo quanto riferito, Harry e Meghan stanno valutando la possibilità di fare una visita nel Regno Unito. La coppia dovrebbe anche tornare in Gran Bretagna per unirsi alla regina, 95 anni, per celebrare il suo giubileo di platino. Tuttavia, secondo un biografo reale, è improbabile che i Sussex accettino l'invito di Charles, Angela Levin ha detto al Sun Online, ovviamente quando sei sposato il tuo partner ha voce in capitolo e non credo che Meghan voglia mai tornare qui. Troverebbe molto difficile stare con il principe Carlo e la duchessa, di Cornovaglia, perché penso che sarebbe piuttosto imbarazzante per tutto questo. La signora Levin, che ha pubblicato Harry, a Biography of a Prince nel 2018, ha aggiunto, penso che Charles sia molto coraggioso, molto onorevole e dovrebbe davvero essere Harry che si scusa con lui e cerca di tornare nei suoi buoni libri, ma io penso che questo sembra come se fosse il contrario. Potrebbe fare un weekend molto bello per loro e Harry e Meghan. Potrebbero ancora trovare critiche lì, una fonte ha spiegato al Mirror come il principe di Galles sia estremamente desideroso di vedere i suoi nipoti. Hanno detto, il principe di Galles era attristato di non aver avuto l'opportunità di trascorrere del tempo con i suoi nipoti, cosa che gli manca davvero. È un nonno fantastico e adora interpretare il ruolo immensamente ed è certamente giusto dire che sente che manca qualcosa nella sua vita senza la capacità di conoscere i figli di Harry.